nelle nostre regioni settentrionali, ogni prodotto viene, che si consuma oggi, viene fatto risalire ad un'epoca, gli viene data una storia e questo si legge come marketing. Ora, con una storia così potente come quella nostra, noi abbiamo una miniera nelle mani. La riflessione che faccio è da dove partire per poterla valorizzare. Un'altra cosa, noi siamo allocati in un angolo del mondo molto particolare. Se pensiamo alla Terra come globo, soltanto in uno spicchietto di penisola abbiamo il bergamotto, una storia. E noi dovremmo avere qualche cosa in mano che vale molto più dell'oro e non riusciamo invece nemmeno a portarlo nei nostri paesi a momenti. Ricordo soltanto che qualcuno qualche tempo fa, no? Mettendosi un po' di profumo addosso, chiesi: questa che cos'è? Acqua di Colonia. Andando un po' a studiare l'origine del termine acqua di Colonia, da dove veniva, e praticamente i tedeschi venivano a Reggio Calabria a comprare il bergamotto che mettevano in dei recipienti riempiendoli di acqua. Quando arrivavano in Germania, quell'acqua era profumata. Ecco qua l'origine di acqua di Colonia, ma l'acqua era anche di Reggio, non di Colonia, acqua di Reggio. A questo proposito mi ha fatto ricordare, per esempio, a Pestum era nota per la coltivazione delle rose, era legata alle divinità che venivano lì venerate. Da qualche anno un produttore ha ricreato, ha impiantato in una parte del parco la stessa qualità, la stessa tipologia di rose che veniva, diciamo, curata all'epoca, in età greca, nel periodo di vita di Pestum. E ha creato uno spazio dedicato non solo alla bellezza delle rose, che quindi coloriscono, creano un'atmosfera, ma la dedica anche alla creazione di profumi alla rosa, che sono collegati al mondo archeologico di Pestum e comunque sono legati ad un prodotto di quel territorio. Quindi in realtà tutto ciò si può fare, però lei ha usato anche un termine un po' particolare per noi, forse ancora il marketing. Io credo che alcune cose forse si stiano già facendo, altre cose no, assolutamente. Forse anche noi i beni culturali non li abbiamo debitamente valorizzati sotto questo aspetto, anche se poi si corre il rischio di esagerare e questo comunque non va bene. Però non, secondo me a noi o comunque a molti manca non ha chiaro il concetto di marketing. Anche se produce, anche se ha, non riesce a metterlo sul mercato o a venderlo bene, tra virgolette. Cioè, non fanno come i pescatori che hanno inscenato questa bellissima storiella. Mi sento male, mi faccio colpire, così bagno il pesce e sembra fresco. Noi i nostri prodotti non li valorizziamo. Secondo me, Forse uno questo è uno dei motivi.